Buongiorno a tutti, mi chiamo Mirko Modolo, rappresento qui Creative Commons Italia e introdurrò con primo intervento introduttivo il tema della questa nostra sessione sul riuso delle immagini di beni culturali. Abbiamo visto prima la video intervista rivolta a Christian Greco, le cui parole ci tornano oggi utili per introdurre il tema di questa sezione. E, riuso delle immagini di beni culturali, policy a confronto, che fa un focus appunto sull'articolo 14 della direttiva europea, più volte richiamato. E in più in generale sul tema del riuso dell'immagine del bene culturale pubblico in pubblico dominio. E nel blocco di interventi precedenti si è fatto riferimento in particolare a due eccezioni al diritto d'autore fondamentali, che sono quello per la conservazione e quello per la pubblicazione in rete delle opere fuori commercio, che sono appunto eccezioni al diritto d'autore. L'articolo 14, come richiamato stamattina nell'intervento introduttivo dell'avvocato De Angelis, non è un'eccezione, ma è in realtà una statuizione di principio, che interviene per rimuovere i cosiddetti diritti connessi sulle copie fedeli di opere d'arte visiva in pubblico dominio, proprio al fine di garantirne le più ampie condizioni di riutilizzo in tutti i Paesi membri. Che cosa vuol dire questo in parole povere? Vuol dire che le semplici riproduzioni, quindi non le fotografie che sono delle opere artistiche, ma le mere e fedeli riproduzioni di opere in pubblico dominio non potranno quindi più essere protette da diritto d'autore o diritti connessi. Ora, posso condividere lo schermo? Ora sì. Condivisione dello schermo, strumenti. Vediamo un po'. Ecco qua, condividi lo schermo. Vedete? Benissimo. Sì. Allora, dunque. Se allarghiamo lo sguardo al panorama europeo, la ricezione dell'articolo 14 della direttiva è stata salutata in molti paesi di fatto come la fine delle fee sulle immagini rilasciate in rete da musei, archivi e biblioteche, che ricorrono a una protezione di tipo autoriale in genere per le digitalizzazioni in rete, anche in presenza di opere di pubblico dominio. Qui abbiamo un esempio del Louvre. Un'opera assolutamente in pubblico dominio, 1610, che appunto è protetta da diritto d'autore, il diritto del fotografo Eric Lessig, che è appunto richiamato in questa didascalia che è accerchiata nell'angolo in basso a sinistra. Stesso, un discorso simile per quanto riguarda, ad esempio, i musei statali di Berlino, con licenze quindi che intervengono sulla riproduzione dell'opera e quindi non sull'opera stessa che di per sé è in pubblico dominio. Ora, è chiaro che questo, con l'applicazione, con la ricezione dell'articolo 14, tutte queste forme di diritto sulle immagini, sulle mere riproduzioni di opere in pubblico dominio dovranno decadere. In Italia che cosa succede? In Italia gli istituti culturali pubblici non ricorrono in realtà a queste forme di diritto sulle immagini. Perché? Perché godono di uno strumento di protezione assai più forte e incisivo dei diritti connessi, dei diritti d'autore sulle immagini, i diritti connessi la cui durata è limitata a 20 anni dallo scatto. Strumento, per gli istituti culturali italiani, appunto, godono di uno strumento più incisivo che è appunto il codice dei beni culturali, il quale assicura alla riproduzione del patrimonio culturale pubblico forme di protezione che sono in realtà illimitate nel tempo. In particolare, ai sensi dell'articolo 108 del codice dei beni culturali, è libero per legge solo il riuso per scopi culturali delle immagini di beni culturali pubblici, mentre sottoposto ad autorizzazione ed eventualmente anche alla corresponsione di un canone, i diritti, l'uso commerciale. Quindi c'è questa importante distinzione.
È importante sottolineare che non si tratta di un diritto di, diciamo in questo caso di un diritto d'autore, non c'entra niente il diritto d'autore, è un diritto di proprietà, di fatto, dominicale, riconosciuto agli enti pubblici che sono proprietari del bene. E mentre il diritto d'autore ha a che fare con la protezione e la promozione dell'attività creativa dell'autore stesso, quindi per opere di ingegno. Parliamo quindi di due diritti di natura profondamente diversa e questa è una distinzione fondamentale da sottolineare per l'ambito italiano. Ora, è vero che il codice dei beni culturali opera su una base che si dice pubblicistica, cioè con un codice dei beni culturali, quindi su basi di diritto pubblico. Quindi in un orizzonte che appare completamente estraneo rispetto alla sfera del diritto d'autore, che appunto è propria dove si muove la direttiva europea. Ma è altrettanto vero che il fine perseguito dall'articolo 14 della direttiva è proprio quello di superare le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore proprio per favorire al massimo la diffusione transfrontaliera delle immagini delle opere d'arte divisive in pubblico dominio. Diffusione che in Italia, nei fatti, è ostacolata proprio dal codice dei beni culturali. Se quindi rimarrà inalterata la disciplina delle riproduzioni che si rinviene nel codice, è chiaro che gli effetti dell'articolo 14 sul contesto italiano, della ricezione dell'articolo 14 sul contesto italiano, saranno fortemente ridimensionati rispetto agli obiettivi più generali che la direttiva di fatto si prefigge sul versante della libera circolazione delle immagini di opere delle arti visive di pubblico dominio. Ora, parliamo di opere di arti visive di pubblico dominio. La definizione stessa di opere delle arti visive che la direttiva lascia volutamente aperta, dovrebbe in questo caso potersi sovrapporre alla definizione di fatto di bene culturale offerta dall'articolo 10 del codice, facendo così rientrare in questa categoria non solo le opere di interesse propriamente storico-artistico, quindi quelle, diciamo, le opere di arti visive in senso stretto, ma anche il resto del panorama dei beni di tipologia dei beni culturali, quindi anche oltre che i beni storico-artistici, anche quelli architettonici e la totalità dei beni archeologici, bibliografici e archivistici in pubblico dominio. Ora, se per ipotesi volessimo nella ricezione della direttiva europea espungere dal testo dell'articolo 108 qualsiasi riferimento al limite del lucro, la riproduzione del bene culturale risulterebbe libera nel rispetto del diritto d'autore, del diritto alla riservatezza, richiamato prima da Anai, e dell'integrità fisica del bene, che quindi sono in base a questo appunto, proprio per garantire l'integrità fisica del bene, la riproduzione soggiace ad un'autorizzazione, ad esempio per l'uso di calchi, di scanner, di cavalletti, di treppiedi e di flash. Entro un perimetro così definito, chiunque quindi potrebbe riutilizzare liberamente i propri scatti anche a fini commerciali. Viceversa, musei, archivi e biblioteche potrebbero finalmente adottare senza più timori o ambiguità licenze di libero riuso per pubblicare le immagini delle proprie collezioni, come già avviene in molti casi all'estero. Ora, una revisione del codice dei beni culturali è stata peraltro richiesta dalla rete MAB, di cui abbiamo sentito parlare nella sessione precedente, ma anche da Creative Commons Italia, che si è fatta promotrice recentemente di un appello ai ministri della cultura dei Paesi membri, con il quale si chiede appunto ai vari Paesi di assicurare la più ampia ricezione dell'articolo 14, liberalizzando l'uso delle immagini del patrimonio culturale in pubblico dominio. La discussione è infine entrata anche in Parlamento. Una proposta di risoluzione è stata presentata nel febbraio dello scorso anno alla Commissione Cultura della Camera con due obiettivi minimi. Primo, riconoscere espressamente ai singoli direttori di musei, archivi e biblioteche la facoltà di rilasciare immagini delle proprie collezioni con licenza aperta. Un risultato questo che sarebbe raggiungibile di per sé per semplice via amministrativa, senza quindi necessarie modifiche normative, perché la licenza aperta altro non è che di fatto una autorizzazione preventiva rilasciata da un istituto all'uso di un determinato set di immagini a canone azzerato per usi lucrativi e quindi nel pieno rispetto dell'alveo delle misure previste dall'articolo 108.
Il secondo obiettivo della risoluzione mira invece a dare la possibilità a chi fotografi gli esterni, solo gli esterni, di beni culturali pubblici, posti stabilmente sulla pubblica via, di riusare liberamente le proprie fotografie. Pensiamo a quale importanza potrebbe avere una misura del genere per il concorso prima richiamato di Wikimedia, Wikilogs for Monuments, per dare quindi la possibilità di riusare anche commercialmente le immagini di esterni di beni culturali pubblici. In questo caso una modifica del codice sarebbe inevitabile, anche se pochi sanno che in questo modo si verrebbe a ripristinare una libertà che in realtà era già prevista nel nostro ordinamento fino all'approvazione del testo unico dei beni culturali del 99, di cui oggi non si ricorda nessuno per la semplice e banale ragione che sino al 1999 internet, digitale e smartphone non erano ancora diventati, diciamo, strumenti familiari e abituali del nostro vivere quotidiano. La discussione sull'articolo 14 si inserisce, c'è da dire, in un contesto molto più ampio a livello non solo nazionale ma internazionale, e non solo comunitario ma proprio globale, che risponde alla domanda a chi e a che cosa serve il libero riuso delle immagini del nostro patrimonio. Mi limito qui a esprimere qualche considerazione generale, perché ce lo spiegheranno meglio senz'altro i partecipanti alla tavola rotonda di questo pomeriggio, che vi invito caldamente a seguire. Come si è detto prima, il limite principale al libero riuso delle immagini normativo è determinato dal lucro come discrimine. Quali sono gli effetti di questo limite? Beh, innanzitutto la distinzione stessa lucro-non lucro si rivela, diciamo, piuttosto ambigua. Spesso non è facile distinguere cosa è, dove prevale il lucro e dove prevale la ragione culturale, ad esempio. E ha un impatto particolarmente negativo sulla ricerca e sull'editoria scientifica, che quindi diffonde i dati della ricerca, visto che è assoggettato al pagamento di un canone per le pubblicazioni superiori alle 2.000 copie e i 70 euro di prezzo di copertina. E con riverberi anche in realtà sulla stessa manualistica didattica delle scuole secondarie, perché appunto per questa ragione i manuali di storia dell'arte, di educazione artistica, hanno un prezzo assai maggiore rispetto agli altri tipi di manuali. Quindi il costo, diciamo, dei canoni poi viene di fatto a gravare su coloro i quali poi si devono trovarsi ad acquistare questi manuali. Ma bisogna dire che non esistono solo le ragioni degli studiosi, della ricerca, della didattica, ma esistono anche quelle espresse da altri soggetti che potrebbero trarre beneficio dal libero riuso delle immagini, anche per fini commerciali. Parliamo degli editori, parliamo dei creativi, dei designer, dell'imprenditoria culturale in senso più ampio e di coloro i quali si occupano, ad esempio, di turismo. Non sono forse anch'essi legittimi proprietari del patrimonio culturale come lo sono gli studiosi e i professionisti del patrimonio culturale? Il libero riuso quindi potrebbe stimolare mille iniziative diverse e quindi produrre di fatto innovazione in senso più ampio. E per questa ragione un numero crescente di istituti culturali in tutto il mondo nel corso degli ultimi anni ha abbandonato le policy tradizionali fondate sulla discussione di diritti, scegliendo di pubblicare di fatto in rete immagini ad altissima risoluzione proprio allo scopo di permetterne il riutilizzo per qualsiasi fine. L'aspetto tecnico, quindi la risoluzione, il grado di risoluzione, è perfettamente funzionale a questa forma di promozione del riuso. Alcuni rappresentanti di questi enti, poi li sentiremo parlare tra poco. Si tratta di scelte strategiche di politica culturale, di politica vera e propria, che opera una rivoluzione copernicana rispetto alle pratiche più tradizionali di gestione e di discussione dei diritti. Libero infatti è elevato a componente essenziale, potremmo dire, della mission istituzionale dei musei, come ha ricordato prima Sara Orlandi, in grado di potenziare la funzione stessa di servizio pubblico dei musei nel XXI secolo. E quindi una funzione che risulta in questo modo che può essere aggiornata senza peraltro causare ripercussioni negative sui bilanci degli istituti, e questo è un aspetto particolarmente importante, perché scelte così radicali, sono chiaramente radicali, su questo non c'è dubbio,
sono in realtà niente affatto che improvvisate o casuali o avventate. Giungono infatti sempre all'esito di accurate analisi costi-benefici, anche e soprattutto a livello economico, dalle quali emerge che i costi di gestione, di rendicontazione, di controllo e di contenziosi anche che si possono creare sui diritti sono molto spesso inferiori alle spese diciamo, di gestione, a fronte degli indubbi benefit per gli istituti in termini di marketing indiretto e di traffico nei relativi siti web. In sostanza costa di più mantenere il sistema di riscossione degli introiti che rispetto ai benefici che derivano dagli introiti stessi. È un dato, tra l'altro, che è stato sottolineato anche di recente nel numero precedente della settimana scorsa dell'Espresso, dove si sono pronunciati da questo punto di vista i direttori dei musei di Napoli, di Pompei e il direttore del Museo Egizio di Pompei. Mirko, scusami, ti faccio un piccolo alert, non c'è molto tempo per questa sessione, sì, abbiamo ancora i tre ospiti che devono parlare. Mi avvio ora a concludere. Quindi, al di là di queste prassi, c'è da dire che in parallelo con la diffusione globale delle licenze aperte si assiste a una vera e propria costruzione della cultura, di una cultura del riuso delle immagini. Non si tratta quindi di imprese isolate, si tratta di riimmaginare una funzione nuova del Museo Archivi e Biblioteca che da attrattori culturali tendono a divenire sempre di più attivatori culturali, nel senso che di enti non solo e non più votati alla semplice conservazione per fini di fruizione, ma diciamo enti che stimolano diciamo processi di co-creazione. L'immagine digitale diventa quindi una vera e propria materia prima, il cui valore non si misura in sé, ma sempre in rapporto alla possibilità di creare valore ulteriore e di essere trasformata. Questo è di fatto degli elementi più importanti da sottolineare nelle politiche di open access in generale. E quindi un valore del riuso. Storicamente va riconosciuto proprio al riuso il merito di aver garantito spesso inconsapevolmente la conservazione fino a noi del patrimonio culturale. Ora il digitale sembra assurgere a questo ruolo e quindi le riproduzioni stesse di beni culturali, se potranno circolare liberamente, potranno far rivivere di volta in volta la memoria del nostro passato, contribuendo effettivamente a preservarla fisicamente, ma anche potranno offrire un sostegno importante alla ripresa culturale, sociale ed economica del nostro paese. E questo è un concetto che, come vedrete, è stato anche ben sviluppato da Christian Greco nel corso della sua intervista. Detto questo, dopo questa introduzione che serve a quindi individuare un contesto, che è quello appunto derivante che gira intorno all'articolo 14 sulla promozione del pubblico dominio della direttiva europea, in questa sessione verranno messi a confronto fondamentalmente due modelli. Quello dell'open access, rappresentato da due istituti stranieri che adottano licenze libere, e poi quello rappresentato dalla neofondazione Alinari di Firenze, che ha scelto di continuare una politica di licensing basata sui diritti. Ora diamo la parola alla dottoressa Mar Perez Morillo, il primo relatore, che lavora dal 2004 alla Biblioteca Nazionale di Spagna, dove è direttrice dei processi digitali della biblioteca e direttrice della divisione servizi. Da novembre dello scorso anno, in pieno lockdown, la Biblioteca Nazionale di Spagna ha deciso di abbracciare politiche di open access, liberalizzando quindi le immagini di pubblico dominio nel web. La dottoressa Morillo, quindi, a cui do subito la parola, ci spiegherà il perché di questa scelta. Prego. Abbiamo provato anche a offrire un servizio di traduzione simultanea. Adesso provo a interrumpere la condivisione dello schermo. Muchas gracias Mirko, gracias a Wikimedia Italia. Grazie Mirko e grazie Wikimedia Italia. Y a la Biblioteca Nacional Central de Florencia por invitarme. A la Biblioteca Nacional Central de Firenze per avermi invitato. Posso compartir pantalla? Posso condividere il mio schermo? Certamente.
Non riesco a condividere lo schermo, scusate. Ah, ecco qua, ci sono. Mi vedete? Anzi, vedete le mie slide? Ora, sì, vediamo. Penso di sì. A posto, dunque, ci siamo. Parlerò brevemente sulla prospettiva della nostra Biblioteca Nazionale di Spagna per quanto riguarda il mercato unico digitale. Parlerò anche delle prospettive che si schiudono davanti a noi, davanti alle nostre biblioteche. Quando parliamo di missioni delle biblioteche, di solito noi ci riferiamo spesso alla conservazione del patrimonio digitale, del patrimonio fatto di documenti digitali e non. Dunque, come facciamo tutto questo? Come portiamo a termine questa missione? Lo facciamo attraverso uno strumento necessario per conservare il patrimonio di documenti, ovvero il deposito legale. Cosa succede però quando ci troviamo nell'ambito di un panorama in cui le pubblicazioni, in cui il patrimonio che dobbiamo conservare è un patrimonio digitale? Inoltre, questo patrimonio digitale si trova già sul web. Cosa succede dunque in questi casi? Di solito noi lavoriamo principalmente, come la maggior parte delle biblioteche, sulla digitalizzazione. Dal 2007 abbiamo una biblioteca digitale proprio per fornire l'accesso alla stampa storica, quindi a tutti i documenti storici che conserviamo. Nel 2008, invece, la nostra biblioteca digitale ha appunto iniziato a operare per includere, per dare accesso a tutte quelle opere, a tutti quei documenti che abbiamo digitalizzato col passare degli anni. Inoltre abbiamo molti documenti ormai digitalizzati, non tutti, ma comunque la nostra sfida per il futuro è digitalizzare l'intera collezione della Biblioteca Nazionale di Spagna. Prima parlavo del deposito legale, dunque in questo contesto ha una componente elettronica questo deposito. Ecco, sotto questo cappello del deposito legale abbiamo salvato tutti i file del web, poi parlerò meglio di questo aspetto. Dall'altra parte abbiamo anche tutto il deposito delle pubblicazioni elettroniche, ovvero quelle pubblicazioni che non possono essere tracciate e trovate direttamente su internet. Sto parlando di libri elettronici, di musica, altri tipi di file, per esempio video, documenti relativi al cinema, quindi film. Dunque, cosa facciamo? Da una parte digitalizziamo, dall'altra parte forniamo accesso e dall'altra parte ancora permettiamo l'uso delle nostre immagini incentivando il loro riutilizzo. Quello che vi sto dicendo si contestualizza nella legislazione spagnola attuale che ci consente di fare tutto quello che vi spiegherò nei prossimi minuti. Poi parlerò anche delle prospettive della direttiva europea. Per quanto riguarda la digitalizzazione, abbiamo già 228.000 documenti a cui si può avere accesso nella biblioteca digitale. Poi abbiamo 73 milioni di pagine nell'emeroteca digitale. Per quanto riguarda gli autori di dominio pubblico, già da alcuni anni abbiamo un progetto specifico per quanto riguarda la digitalizzazione delle opere di autori che entrano nel dominio pubblico ogni anno. In questo modo gli utenti, ovvero i cittadini, possono avere tranquillamente accesso sul web, quindi su internet, e lo possono fare velocemente, rapidamente, quando ne hanno bisogno. Tutto questo materiale, tutti questi documenti sono ormai parte del dominio pubblico all'inizio di ogni anno. Che tipo di accesso possiamo fornire? Dunque, per quanto riguarda le opere di dominio pubblico è un accesso aperto, un accesso libero, e per quanto riguarda le opere con diritti d'autore possiamo dare un accesso ristretto, limitato. Quindi quando parlo di opere con diritto mi riferisco alla stampa moderna e digitale che arriva nella biblioteca e al deposito legale elettronico di cui ho parlato prima. Questo accesso ristretto, limitato, praticamente ci dice che si può accedere a quei documenti, a quei fondi non di dominio pubblico, si può fare dai computer della Biblioteca Nazionale e si può fare anche dalle biblioteche autonomiche, ovvero le biblioteche delle varie regioni in Spagna. Perché succede questo? Perché in Spagna le biblioteche autonomiche hanno la competenza dei depositi legali.
che tipo di uso possiamo fare di queste immagini? Dunque, dall'origine di questa pandemia, dall'inizio della pandemia, avevamo una normativa, ovvero permettere l'uso gratuito di tutte le nostre immagini nel dominio pubblico, eccetto l'uso commerciale. Tuttavia, come conseguenza e come risultato di questa pandemia e di questo confinamento e di chiusura, tra l'altro, della Biblioteca Nazionale di Spagna, oltre che la chiusura dei servizi presenziali, abbiamo voluto fare un passo in più e infatti la legislazione ci ha permesso di offrire l'uso gratuito senza autorizzazione preventiva per qualsiasi tipo di impiego, per qualsiasi tipo di uso, ovvero accademico, investigativo, di ricerca o anche usi commerciali. Ma c'è di più. Infatti, da alcuni anni ormai stiamo lavorando su progetti di riutilizzo. Sto parlando sempre di dominio pubblico, di opere, e in questo caso la nostra missione ha a che fare con l'incentivazione dei nostri dati e delle nostre connessioni. Per questo abbiamo voluto creare una piattaforma, eccola qua, BNE Lab. Su questa piattaforma vorrei segnalare solo alcuni progetti. Per esempio, Comunidad BNE è un progetto di crowdsourcing in cui i cittadini possono collaborare su diversi progetti che hanno a che fare con, ad esempio, la trascrizione di audio, l'identificazione e le trascrizioni di alcuni documenti, arricchimento di dati, correzione di OCR. Inoltre abbiamo avviato un progetto di dati aperti con formati riutilizzabili. Ecco, questo è un insieme di dati che viene caricato nel portale di dati datos.gov.es e qui pubblichiamo in diversi formati riutilizzabili sempre insieme i gruppi di dati conservati dalla biblioteca. Per esempio gli autori spagnoli che entrano nel dominio pubblico, per esempio quelli che entrano in dominio pubblico quest'anno, nel 2021, oppure le collezioni e tutti i siti internet conservati all'interno della collezione di pubblicazioni galiziane della Galizia. Abbiamo pubblicato ora 279 gruppi di dati in questo portale, quello che vi ho fatto vedere nella slide precedente. BNE Scholar è uno dei prodotti stella, è una delle punte di diamante nella nostra collezione, perché usiamo queste collezioni digitali per fornire un sostegno al mondo dell'istruzione. Qui abbiamo programmi didattici su diverse tematiche. Qui ci sono unità didattiche per lo studente, per il docente. Abbiamo anche diverse sfide. Vedete, in questo link abbiamo sfide interattive, per esempio domande e risposte, quiz. Poi abbiamo dei seminari su questo sito, per esempio quelli relativi a strumenti di navigazione. Tutto si basa sulle nostre collezioni digitali. E infine, per parlare di alcuni progetti in più che hanno a che fare con il riutilizzo, possiamo partire dalle nostre collezioni digitali per convertire il tutto in formato EPUB, ok? Con questo formato è possibile avere diversi tipi di accesso a questi documenti. E inoltre abbiamo una piattaforma in cui abbiamo recuperato e raccolto ricette antiche, con degli chef moderni. Grazie all'aiuto di questi chef siamo riusciti ad arricchire e a integrare queste ricette antiche e questi fondi specializzati. Dunque, il nostro contesto giuridico. Allora, legge di proprietà intellettuale. La legge sulla proprietà intellettuale ha alcune eccezioni per quanto riguarda i musei e le biblioteche, per quanto riguarda la riproduzione dei fondi che possono essere riprodotti per finalità di ricerca o di conservazione. A tutto questo è possibile accedere attraverso una rete chiusa e interna con dei terminal specializzati delle biblioteche patrimoniali di Spagna. Tutto questo ci porta ad avere un accesso esclusivamente locale. Dunque, sto cercando di passare alla prossima slide, un secondo che a volte ho un po' di problemi col computer. Eccomi qua, a volte il computer ha la meglio su di me. Dunque, torniamo ai nativi digitali adesso. Qui abbiamo un problema un po' più difficile da risolvere, perché noi raccogliamo dati dal web in aperto, ok?
liberamente, risorse quindi di libero accesso. Ecco, invece per quanto riguarda i nativi digitali e per quanto riguarda queste opere, vediamo che c'è un lucchetto, no? Proprio perché queste opere sono opere protette, sono opere a pagamento e sono opere protette, tutelate da una password. Questo è il deposito legale elettronico. Quando parliamo dunque dell'archivio web, dal 2009 va detto che noi abbiamo salvato tutto su dominio.es, abbiamo fatto delle raccolte selettive di diverse tematiche, 970 terabyte di informazione, di documenti. Per quanto riguarda le pubblicazioni elettroniche, quelle a pagamento o quelle ad accesso limitato, bisogna dire che queste devono essere depositate dagli editori e ne abbiamo 140.000 al momento. Che accesso possiamo fornire dunque? Al momento solamente nella Biblioteca Nazionale e nelle biblioteche delle diverse regioni spagnole possiamo fare un accesso con ricerca tramite URL nel nostro archivio del web. Qui possiamo vedere, come si vede in questa slide, possiamo vedere su internet cos'è che siamo riusciti a salvare, a conservare, quante volte l'abbiamo fatto e in che giorni. Ma l'unica cosa unicamente visibile dalla biblioteca è il contenuto specifico che abbiamo salvato e conservato. Al momento la legge sulla proprietà intellettuale della biblioteca limita l'accesso libero, anche se noi abbiamo salvato il contenuto libero, di libero accesso. Parallelamente abbiamo lavorato con il Centro di Supercomputazione di Barcellona per indicizzare il testo completo e per fare delle prove di indicizzazione del testo completo dei documenti che abbiamo salvato da internet, per vedere quali sono le possibilità di ricerca e di sfruttamento che abbiamo. Con questo materiale la nostra legislazione ancora non ha chiarito bene cosa possiamo fare, quindi la legislazione non si è ancora pronunciata sull'uso di questo materiale. Pertanto, quali sono le nostre prospettive sulla direttiva del mercato unico digitale? Secondo noi manca un po' di concretezza, di tangibilità. È molto importante rendere la legislazione nazionale più tangibile se davvero vogliamo recepire questa direttiva, perché alla fine questa direttiva segna e definisce un contesto più ampio in cui possiamo destreggiarci e muoverci e in cui bisogna considerare aspetti molto rilevanti per le biblioteche patrimoniali, come ad esempio la miniera di dati, così la chiamiamo, e lo sfruttamento dei dati. Anche per quanto riguarda la ricerca e anche per quanto riguarda l'uso di questi dati da parte di industrie e settori culturali che magari vogliono creare dei prodotti nuovi proprio basati sulle collezioni patrimoniali. Bene, qui abbiamo una finestra di opportunità e anche un po' di speranza, no? Intravediamo un po' di speranza alla fine del tunnel, però c'è molto da fare a livello nazionale, istituzionale e internazionale. Benissimo, direi che è tutto da parte mia, penso di aver concluso la mia presentazione, direi proprio di sì, grazie. Grazie a lei, dottoressa Murillo, per questa bella presentazione in cui si inquadra benissimo il processo di apertura all'open access nel quadro delle chiusure forzate imposte dalla pandemia. Ora passiamo al secondo intervento della dottoressa Karin Glaseman in rappresentanza del Museo Nazionale di Svezia di Stoccolma. Ormai da alcuni anni, mentre abbiamo visto prima, l'esperienza della Biblioteca Nazionale Spagnola è ancora limitata nel tempo, quella di Open Access, e quindi potremo vedere i risultati, gli effetti di questa apertura un po' più probabilmente nei prossimi anni in maniera più concreta. E il Museo di Svezia, il Museo Nazionale di Stoccolma, invece adotta già da alcuni anni queste licenze di tipo aperto che permettono quindi a questo punto di cominciare a trarre un bilancio di questo tipo di esperienza. E quindi la parola ora a Karin Glaseman, che è la responsabile dei processi digitali del Museo Nazionale di Stoccolma. Prego Karin. Buongiorno. Grazie per avermi invitato a presentare durante questa conferenza online.
utilizzerò il mio tempo per parlare della nostra esperienza con le nostre collezioni, che è partita in maniera più ufficiale nel 2016. Parleremo di chi siamo, di che cosa abbiamo fatto, perché lo abbiamo fatto e cosa è successo poi. Ora, chi siamo? Noi siamo il Museo Nazionale di Svezia, fondato nel 1866 con una collezione crescente di oltre 700.000 opere d'arte, incluse dipinti, sculture, stampe, disegni, arte applicata e design. Mi piace sottolineare che siamo stati chiusi per oltre 5 anni e di conseguenza abbiamo proprio reso la nostra mission specifica, quella di coinvolgere direttamente i nostri visitatori, in particolare ora in quei tempi di Covid, ma ora naturalmente questa non è più una situazione speciale, perché tutti hanno bisogno di raggiungere il proprio pubblico in questo momento in cui siamo tutti chiusi. Ma ok, facciamo un passo indietro e guardiamo che cosa abbiamo fatto nel 2016. Ho dato il titolo "Con più si fa, con più si dà" in questa presentazione, perché è la nostra idea quando abbiamo iniziato a lavorare. E per quanto mi riguarda, davvero credo molto in quello che cosa facciamo. Ma che cosa diamo noi? Noi abbiamo iniziato una nuova politica delle immagini. Tutte le nostre immagini sono disponibili per le collezioni, sono diventate di dominio pubblico e inoltre noi abbiamo un database fondamentalmente che permette di zoomare, di riutilizzare liberamente le immagini, naturalmente, dove abbiamo una gran quantità di immagini di dipinti disponibili. Potete vederlo voi stessi se entrate sul nostro sito. Ma al momento la collaborazione più interessante è stata quella con Wikimedia Svezia, che ha arricchito il database di Wikimedia Commons nell'ottobre del 2016 con 3.000 immagini ad alta risoluzione dei nostri dipinti. Ora sono davvero un numero molto crescente, perché dal 2016 abbiamo lavorato davvero tanto. Ora, perché l'abbiamo fatto? Guardiamo quello che noi, questo è un esempio di quelle immagini che noi abbiamo nella collezione Wikimedia Commons. Questa è la licenza, il testo, la licenza che noi a tutti gli effetti abbiamo per noi e per la nostra collaborazione con Wikimedia, proprio seguendo le istruzioni per il dominio pubblico. Chiediamo sempre naturalmente ai nostri utenti comunque di contribuire. Ora, perché abbiamo fatto tutto questo? Come istituzione finanziata dal governo, la nostra mission è promuovere l'arte, l'interesse nell'arte, la conoscenza della storia dell'arte. Noi, tra le altre cose, dobbiamo lavorare specificamente per la rigenerazione culturale dell'artistica. E quindi come realizziamo questa nostra mission in un mondo digitale? Chiunque di noi abbia lavorato nel settore dell'educazione e dell'istruzione sa che se vogliamo attrarre gli studenti dobbiamo coinvolgerli con qualcosa che li affascini, che gli piaccia, che permetta loro di ascoltarci con interesse. Beh, noi lo stiamo facendo, questo per noi è molto importante, quindi vogliamo essere un museo che davvero invita, è un museo aperto. Eppure, oltre il 46% di coloro che non partecipano in una offerta del museo in termini di arte o di design cita come ragione, come barriera, non è per una persona come me. Ora, per me questo è molto importante, ma questo tipo di connessione davvero è fondamentale. Io voglio sentire di essere partecipe di quello che sto facendo. Abbiamo visto in diversi casi dove purtroppo questo rappresenta una barriera, ma quando le persone si fanno coinvolgere con il nostro materiale online, quindi che lo utilizza della maniera in cui lo ritiene più opportuno, davvero è
fondamentale, perché questo permette ai nostri visitatori la possibilità di usare le collezioni digitalizzate come lo desiderano, e questo significa che noi prendiamo seriamente il nostro rapporto con loro. Gran parte delle nostre istituzioni vogliono accendere l'interesse e la curiosità, ma come lo faccio io sostanzialmente se neanche il nostro utente sa dove siamo o come trovarci? Ora vi chiedo di pensare un attimo come il contenuto viene consumato in maniera digitale oggi. Cosa accade se, diciamo, un ragazzo della scuola superiore nella Danimarca meridionale ci incontra la parola vanitas? Pensate che vada a visitare il sito web del Museo Nazionale, o magari lo mette semplicemente su Google e cerca la parola? E che cosa avviene quando lo mette in Google e cerca questa parola? Semplicemente vengono portati a Wikipedia. Lo vediamo questo esempio. In questo caso abbiamo vanitas che viene espresso tramite due esempi, due immagini. Cliccando su quella si può vedere naturalmente quella che è il riferimento, uno dei quali è anche a noi. Naturalmente non si ferma soltanto qua, perché non stiamo parlando soltanto di articoli o di collegamenti a qualcosa relativamente alla Svezia o alla Danimarca, ma anzi lavoriamo in collaborazione anche con opere e dei programmi francesi e italiani. Considerate che nella prima settimana in cui siamo andati online, le nostre immagini su Wikimedia Commons sono state usate in oltre 100 articoli e visualizzate 104.000 volte, in 6 settimane 400.000 visualizzazioni. E nel 2020 siamo arrivati a 44 milioni di visualizzazioni. Quindi, perché tutto questo è diverso? Perché è un modo diverso per interagire, decisamente è un modo che secondo me rende pubblico un tipo di accesso che non dobbiamo dimenticare. Di nuovo, ora, perché abbiamo deciso di aprire le nostre collezioni? Perché le nostre collezioni e la nostra conoscenza delle collezioni devono essere esattamente dove sono i nostri utenti. Quindi, giustamente potreste dire che non è soltanto Wikipedia l'unico punto di contatto con le nostre collezioni, assolutamente sì, ma gran parte delle persone si incontrano ora sui social media tramite post di arte molto semplice, o anche come meme. Il fatto è che gran parte delle nostre immagini vengono usate senza prendere in considerazione le licenze. Ma noi non dobbiamo escludere i social media. Il fatto è che gran parte di queste immagini, appunto, vengono utilizzate in maniera che a noi non pare neanche vera in questo momento, perché le persone, quando prendono un'immagine da uno dei nostri archivi, da una delle nostre collezioni, non pensano che ci sia una licenza alle spalle, non ci pensano proprio, pensano che non ci sia nulla di sbagliato semplicemente a prenderla e a usarla, a pubblicarla magari con un'intestazione divertente, ok? Quindi, se vediamo per esempio questo caso, ok, c'è il caso della Pinacoteca Nazionale. All'inizio erano abbastanza basiti di quello che poteva essere l'uso delle immagini che venivano cercate. Tuttavia, se noi andiamo a valutare più a fondo quella che è la nostra situazione, che cosa vediamo? Questo è un risultato, per esempio, del 2017, facendo un'immagine su Google per capire com'era la situazione all'epoca. Ieri ho rifatto la stessa ricerca per capire come è cambiata. Come potete vedere, sono stato inviato in questo caso a rivedere il sito della Pinacoteca Nazionale. Questo prova due aspetti. Uno, prima di tutto, anche se come la Pinacoteca Nazionale voi non permettete il riuso delle immagini, le persone in ogni caso le utilizzeranno se sono interessate. L'altra cosa è che se vogliamo essere certi che le persone siano in grado di trovare le informazioni su internet, noi le dobbiamo fornire in maniera riutilizzabile. E qui veniamo a parlare di un aspetto molto importante, perché dobbiamo dare la possibilità di trovare le nostre informazioni per noi stessi, per chiunque possa esserne interessato. E questo può avvenire soltanto con dei metadati strutturati adeguati per
fornire tutta la possibilità di trovare quello che cercano. Questo non significa semplicemente che no metadata, no futuro, assolutamente, ma anche che in generale tutti gli utenti, se non avranno i metadati di cui avranno bisogno, non avranno possibilità di fare ricerche, non avranno più speranza. È molto più profonda la mancanza di metadati rispetto a quello che noi ci aspettiamo in questo momento. Ora, le collezioni, le nostre conoscenze su quelle collezioni devono essere, come ho detto più di una volta, là dove ci sono i nostri utenti. Ora, non è comunque... Ok, ora che abbiamo specificato questo, quindi dobbiamo essere dove sono i nostri utenti, capiamo che cosa possono fare i nostri utenti con le nostre immagini. Ok, quindi che cosa otteniamo da tutto questo lavoro? Gli utenti possono creare dei meme e va bene, ok? Perché noi come Museo Nazionale di Arte e Design certo non vogliamo usare questo come strumento principale, ma io non credo che in realtà sia un vero problema, perché qui noi siamo presenti per promuovere la rigenerazione artistica e il riuso delle nostre immagini porta comunque a una rigenerazione artistica. Sappiamo che il nostro interesse passa anche dall'interesse dei social media in questo momento, per cui è nostro interesse che le persone trovino le nostre immagini, trovino però anche più informazioni su quelle immagini, se le cercano, ovviamente. Naturalmente ho dovuto scegliere un'immagine provocatoria, ma non è di sicuro l'unica che vi posso dare. Questo è per esempio un bellissimo dipinto del XVII secolo che potrebbe essere utilizzato nello stesso modo. Tuttavia, naturalmente non parliamo solo di meme, le nostre immagini sono usate anche in app che promuovono l'arte, i profili di social media li utilizzano anche moltissimo, per esempio Classical Artworks, che ha qualcosa come 300.000 follower e che usa regolarmente le nostre immagini. Oltre a questo, c'è una ben nota azienda che fa mobili in Svezia, che ha utilizzato alcuni dei nostri disegni del XVII secolo nella loro comunicazione. Questi disegni non sono mai stati esposti e nessuno li aveva mai visti prima che questa società svedese decidesse di usarli come elemento pilastro della loro comunicazione. Questo è un altro aspetto fondamentale, perché la cosa bella è stata che questa azienda ha indirizzato gli utenti a noi quando chiedevano come si poteva acquistare questi disegni. Nel 2019 siamo stati contattati dal fantastico progetto Scan the World, che offre scansioni 3D delle nostre sculture esposte gratuitamente. Naturalmente dovevamo concedere le licenze libere su queste risorse. Non abbiamo potuto terminare tutta la scansione, al momento abbiamo però qualcosa come una settantina di modelli delle nostre sculture che sono disponibili online, che sono stati scaricati ben oltre 4.000 volte. Ma voglio concludere portandovi al lavoro affascinante di Andrei Tarasciuk, che è un programmatore del Colorado e che ha avviato questa missione di riempire i social media con art bots, quindi programmare a social media art bots su Twitter, Facebook, Instagram. Non posso entrare nel dettaglio naturalmente per una questione di tempo, ma il punto è che questi bot sono riusciti a raccogliere qualcosa come oltre 10 milioni di follower e hanno condiviso qualcosa come 5 milioni di capolavori artistici. Soltanto su Twitter ci sono stati 55 milioni di like e 1 miliardo di visualizzazioni, capite? 1 miliardo. Ok? 1 miliardo è un numero davvero con tutti quegli zeri che vedete lì. E com'è possibile che un singolo museo generi tutto questo numero, tutti questi zeri di visualizzazione? Quindi è davvero importante avviare conversazioni con gli artisti
artisti, ed è quello che noi abbiamo visto avvenire proprio grazie alla nostra politica di pubblico dominio. Il nostro obiettivo non è però soltanto promuovere l'arte o l'interesse nell'arte o la conoscenza dell'arte. Noi non possiamo avere un senso se non promuoveremo anche una forma di rigenerazione artistica e culturale. Quindi dobbiamo comprendere che il successo per noi come istituzioni non vuol dire soltanto contare quanti click ci sono sulle nostre risorse digitali o quanti visitatori arrivano online sul nostro sito, ma è anche il nostro scopo è fondamentalmente connettere il pubblico alle nostre collezioni per avviare vere conversazioni tra il pubblico e l'arte. Grazie mille. Grazie molte a lei, dottoressa Glasman, per questo intervento veramente molto molto coinvolgente. Una piccola nota personale, permettetemi, mi spiace solo, mi rammarico solo del fatto di aver incontrato il Museo di Stoccolma per una riproduzione di un acquarello del 600 che mi serviva per una pubblicazione e prima del 2016 e quindi prima della rivoluzione Access operata da Glasman, che ha messo poi in evidenza un aspetto importante, che è quello della barriera, che è spesso costituita anche da una semplice autorizzazione prima ancora del pagamento del canone dei diritti veri e propri, che può quindi fornire una barriera. Quindi si pensa spesso al danno erariale dal punto di vista dell'istituto, ma meno rispetto al potenziale danno economico e sociale che inevitabilmente licenze di tipo restrittivo possono comportare. Adesso arriviamo al terzo nostro intervento e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi come ospite il professor Giorgio Van Straten, che da anni si occupa di amministrazione culturale, attività che, come sappiamo, conosciamo tutti, affianca quella di scrittore. È stato direttore negli anni Ottanta dell'Istituto Gramsci Toscano, è stato presidente dell'Orchestra Regionale della Toscana dall'85 fino al 2003, presidente dell'AGIS e poi dal 2002 al 2005 sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nel 2005 è diventato presidente dell'azienda speciale Pala Expo e poi dal 2015 al 2019 è stato direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a New York. Infine, nel settembre del 2020 è stato nominato presidente della Fondazione Alinari per la Fotografia, che si trova ora a gestire uno degli archivi fotografici più importanti al mondo, acquistati di recente dalla Regione Toscana. La parola quindi, ci diamo volentieri la parola al professor Van Straten, che quindi ci illustrerà quali sono, diciamo, le novità della nuova fondazione in questo ambito. Prego, professor Van Straten. Grazie, io intanto veramente ringrazio chi mi ha invitato a questo convegno e devo dire ho apprezzato molto, diciamo, tutta la discussione, tutti i contributi che ho sentito fin qua, perché mi sembra che su questo terreno normalmente si tenda ad avere un atteggiamento, un approccio molto ideologico, come se fosse una questione di schierarsi da una parte o dall'altra, quando invece abbiamo a che fare con un problema molto complesso e in cui le fattispecie sono anche molto differenti fra di loro. Già prima di me Modolo accennava, no, al fatto che la riproduzione di fotografie è già una cosa diversa ovviamente dalla riproduzione di arti visive o tanto più di oggetti, sculture, diciamo, tridimensionali. E credo che quindi sia importante, da un lato, ovviamente, avere tutti quanti davanti a noi l'obiettivo di rendere i nostri patrimoni il più possibile fruibili, e anche, sono molto d'accordo con quanto diceva Karin Glasman, suscitatori di nuova produzione culturale. Questo a me sembra, ovviamente, nel momento in cui i patrimoni sono pubblici, questo deve essere, diciamo, il punto di riferimento centrale. Io vivo, diciamo, un'interessantissima esperienza del passaggio di un patrimonio, appunto, da privato a pubblico, e credo che questo sia un passaggio fondamentale.
Nell'affrontare in questo modo le cose, appunto, dobbiamo tenere conto della complessità, mi sembra già emergeva da una serie di interventi, ma prendiamo un caso che tutti sempre citano e che io citerò anche per via del mio cognome, e cioè il Rijksmuseum di Amsterdam, che è stato uno dei primi, diciamo, a lavorare sull'idea dell'open access, delle immagini digitalizzate delle proprie opere. Ovviamente quando affianca, diciamo, a questo tipo di attività, un accordo con Playmobil o Lego per la riproduzione di alcuni dei personaggi delle sue opere, a quel punto ovviamente fa un'attività, diciamo, anche remunerativa per il museo e di accordi commerciali. Questo per dire che poi in tutti i casi è necessario avere una struttura che si occupa, diciamo, di questo settore, e che quindi io non trovo del tutto corretto dire che i costi poi, come posso dire, non sono nemmeno interamente coperti, oppure solo coperti dai ricavi, diciamo così, di un'attività di licensing, perché in realtà una struttura che si occupa della messa a disposizione delle immagini, del rapporto con il pubblico, delle attività commerciali connesse, ovviamente lo devi sempre avere. Io però devo dire che condivido molto la messa in discussione dell'articolo 108, perché francamente condivido l'idea che tutto l'enorme meccanismo burocratico messo in piedi da questa cosa, io sono stato ovviamente costretto, già che a differenza di altri mi piace seguire le leggi previste finché ci sono, a sottoscrivere un accordo quadro con il Ministero sull'utilizzo delle immagini che riproducono opere di proprietà dei musei pubblici. E però francamente ritengo in effetti che tutta questa questione sia, questa davvero, una costruzione, diciamo, che produce più effetti negativi che effetti positivi, più costi che ricavi, e che in qualche modo la disponibilità, in questo senso, del patrimonio pubblico alla libera fruizione sia un elemento fondamentale. Ovviamente, diciamo, il discorso cambia a seconda dei soggetti che abbiamo a che fare e del tipo anche di proprietà, che il tipologia del patrimonio pubblico che si possiede. Cosa intendo dire? Ovviamente, per esempio, uno degli elementi centrali dell'avere di mettere a disposizione gratuitamente le immagini è legato al fatto che questo costituisce un elemento di moltiplicazione, per esempio, dell'attenzione del museo. Quindi, se uno ha un museo, e quindi ovviamente che questo è uno strumento attraverso il quale si potenzia l'effetto di presenza, di comunicazione, di visite che il museo può avere. Ma l'altra cosa che a me interessa di più sottolineare qui è quali sono gli oggetti di cui uno si sta occupando. Quindi nel caso della Fondazione Alinari, le fotografie, che obiettivamente costituiscono, la cui riproduzione digitale costituisce una notevole differenza rispetto, appunto, alla riproduzione digitale di un sarcofago o di una scultura, e anche in qualche misura di un dipinto. Perché, anche se qui c'è una discussione molto interessante che si potrebbe fare, ma il file digitale di una fotografia tende a coincidere con l'oggetto fotografia, tende a essere la stessa cosa. Non lo è del tutto, appunto, questa sarebbe la discussione molto interessante da fare, ma sicuramente, diciamo, è percepibile come coincidente per qualcuno. Quindi noi, da un lato, ovviamente cerchiamo di rendere il più possibile fruibile e raggiungibile il nostro patrimonio. Ovviamente tutte le nostre immagini digitalizzate, 250.000, su un patrimonio però di immagini, fra positivi, negativi, che sono
quasi 5 milioni, sono consultabili online, non scaricabili in alta definizione, ma consultabili online e scaricabili in bassa definizione. Noi ovviamente lavoreremo e stiamo lavorando ad accrescere, diciamo, ovviamente il numero di immagini digitalizzate e consultabili, non solo, ad accrescere in particolare il numero di immagini che non hanno magari un interesse commerciale, come sono state fino ad ora scelte le immagini che si rendono fruibili, ma invece prevalentemente culturale. Stiamo facendo per esempio un lavoro di conservazione, restauro e digitalizzazione della nostra collezione di daguerrotipi e fotografie uniche, 3.000 pezzi, che è la collezione più grande che ci sia in Italia, e la renderemo, diciamo, ovviamente consultabile online. Non solo, stiamo cercando di accrescere tutti i dati, tutti i metadati collegati alle fotografie che siano consultabili online. Stiamo aumentando i campi che possono essere visti. Perché? Perché ovviamente in primo luogo noi vogliamo che il nostro patrimonio sia studiato. E da questo punto di vista, infatti, noi abbiamo azzerato i diritti richiesti a studenti, ricercatori, accademici, eccetera, che vogliono lavorare e che vogliono utilizzare le nostre fotografie. Ma evidentemente, diciamo, invece c'è una parte di tutela di questo patrimonio, perché io continuo a ritenere che non è giusto che si possa utilizzare così come se fossero, diciamo, gli originali, le nostre fotografie, per qualsiasi uso se ne voglia fare. Perché io non credo che sia giusto? Ovviamente, a parte il fatto che noi abbiamo moltissime fotografie in diritti e quindi per definizione quelle non potrebbero essere utilizzate così. Perché io ritengo che la messa a disposizione delle immagini e delle fotografie ha dei costi e fornirle rappresenta un servizio. Quindi chi decide, non per motivi, diciamo, culturali ma per motivi di altro tipo, di accedere a quelle fotografie, di utilizzare quel servizio, deve in qualche modo farsi carico di parte dei costi che la comunità, perché io poi ho una parte ovviamente rilevante di finanziamento pubblico, che la comunità ha sostenuto al fine che quei beni fossero disponibili, perché ha speso in termini di digitalizzazione, perché spende in termini di personale che appunto fornisce quel servizio, si spende ovviamente per la raccolta dei metadati e via discorrendo. E quindi da questo punto di vista, come avviene in mille altri settori del mondo pubblico, quando io utilizzo un servizio, ovviamente posso avere delle parti di soggetti che sono esclusi dal costo, e ci saranno invece dei soggetti che quando utilizzano un servizio pubblico pagano un ticket, una parte di quel costo sostenuto. Io non ritengo che questo debba essere un elemento centrale dell'attività rispetto al nostro patrimonio. Intendo dire che un proprietario privato giustamente cerca di valorizzare economicamente il proprio patrimonio. Nel nostro caso, invece, questo tipo di attività è un'attività strumentale a quella istituzionale, che, come dicevo all'inizio, è quella della promozione culturale. Ma se questa mi permette, diciamo, di attivare una serie di ricavi economici, che poi sono la base, diciamo, della moltiplicazione della mia attività culturale, io ritengo che questo sia fondamentale. E nel caso di un archivio come il fotografico come il nostro, che sta lavorando ma prima di alcuni anni non potrà arrivare ad avere un museo pubblico e quindi altre anche forme, diciamo, attraverso il quale accrescere, diciamo, le proprie entrate e le relazioni con la cittadinanza, penso che tutto questo tipo di attività siano in qualche modo propedeutiche, ecco, allo sviluppo dei nostri obiettivi di fondo. Quindi perché abbiamo mantenuto, diciamo,
per tornare alla domanda iniziale del dottor Modolo, perché abbiamo, diciamo, deciso di mantenere l'attività di licensing? Come dicevo, perché abbiamo tutta una serie di fotografie in diritti e come tale non avremmo potuto, diciamo, non muoversi in questa direzione, ma perché in generale riteniamo che questa sia una parte, un'attività strumentale all'ottenimento dei nostri risultati. Questo non vuol dire, appunto, per tornare a un approccio che non credo debba essere ideologico alla questione, che parallelamente a questo proceda una nostra scelta, si sviluppi la nostra scelta di rendere quel patrimonio il più possibile fruibile e in moltissimi casi fruibile senza costi per chi ne vuole trarre beneficio. Grazie. Grazie professor Van Straten per questo suo intervento profondo e complesso nelle sue varie sfumature. Lo spirito di questo, di fatto, di questo modulo del convegno era quello appunto di creare un confronto tra modelli diversi e tenendo presente che si tratta molto spesso di questioni, in questo caso soprattutto di questioni trasversali tra musei, archivi e biblioteche, la logica MAB richiamata in fondo è questa, ma contemporaneamente si tratta anche di visioni, io non direi ideologiche, ma di visioni politiche, perché si tratta di politica culturale, perché insistono e investono espressione, diciamo, di modi diversi di concepire quella che è la mission del museo, dell'archivio o della biblioteca. E quindi l'articolo 14, la discussione che è nata intorno all'articolo 14, come diceva poi tra l'altro prima anche Sara Rolandi, ha innescato in Italia, soprattutto proprio per la presenza poi del codice dei beni culturali, pure richiamato dal professor Straten, dal professor Van Straten, ha appunto innescato un dibattito proprio che va oltre rispetto al si paga, non si paga, il tipo di licenza, non tipo di licenza, ma che investe proprio quello che dovrebbero essere i fini del museo, dell'archivio o della biblioteca nella società contemporanea, laddove infatti, come abbiamo visto, le opinioni sono le più varie. Ora lascerei la parola al pubblico, se ci sono delle domande in particolare da parte di qualcuno, sì, abbiamo la possibilità di sentire. Ci sono domande, una rivolta a te Mirko, da Alessandro Conficoni, te la leggo. In una cornice che preveda la rimozione di qualsiasi diritto sulle mere riproduzioni di beni culturali, come garantire a chi produce le fotografie, i fotografi e le istituzioni, e chi le cataloga, gli archivi e le agenzie, di poter sostenere economicamente il loro lavoro, che di fatto contribuisce alla diffusione delle immagini rendendole reperibili? Per quanto riguarda questo aspetto, posso dire che musei, archivi e biblioteche, l'obiettivo non è tanto quello di ricavare utili dalle immagini, ma come dico sempre, è quello soprattutto di essere utili alla società, e non solo, favorendo non solo l'attività di una categoria specifica di utenza, ma un'utenza il più variegata possibile. Quindi proprio perché nell'idea, nella convinzione espressa da più parti, che il patrimonio culturale non è solo degli studiosi e dei professionisti di beni culturali, ma è proprio di tutti, anche dei creativi, anche dei designer, anche degli imprenditori culturali, e in questo senso la rimozione di questi ostacoli potrebbe essere appunto un obiettivo comune. Naturalmente ci sono dei costi da sostenere, questo è indubitabile, ma è anche vero che i musei, gli archivi e le biblioteche si basano su quella che è una forma di finanziamento pubblico, e quindi queste forme questa forma di messa a disposizione delle immagini riutilizzo e di libero riutilizzo fanno parte, diciamo, dovrebbero far parte di quella che è la mission istituzionale del museo, come abbiamo visto in molti casi. E quindi si tratta di politiche culturali. Ci sono altre c'è questioni? C'è un'altra domanda, sì, per il dottor Van Straten, da Simone Aliprandi. Credo ci sia una pericolosa confusione tra costo del servizio e diritti di riproduzione.
se il problema è il costo del servizio di digitalizzazione di messa a disposizione, si paga una volta per tutte. Paga una volta per tutte in che senso? Non capisco, diciamo, nel senso, diciamo, sicuramente c'è una differenza fra diritti di riproduzione e diritti d'autore, come diceva anche fra l'altro giustamente Modolo all'inizio, diritto di proprietà, diciamo così, se lo si può poi sostenere in termini legittimi, ma comunque diritto di proprietà, diritto d'autore e servizio fornito sono delle parti differenti. Ovviamente, diciamo, come potete, il servizio viene fornito continuativamente, quindi ogni volta che qualcuno richiede quel servizio, non è che uno gli viene chiesto interamente il costo della digitalizzazione di quell'immagine, quindi è evidente che è un costo che si riproduce, non, è come appunto, non so, una visita medica o un altro, diciamo, o la mensa scolastica. Quindi, diciamo, io fornisco un servizio e chi è in grado ovviamente di pagare qualcosa contribuisce all'attività, alla vita, allo sviluppo di quell'ente. Credo che non a caso, diciamo, il ritardo su certi terreni dell'Italia nasce anche dalla scarsità delle risorse, perché appunto quello che diceva Modolo è giusto, ma è probabile, diciamo, che, cioè, anzi, lo vediamo tutti i giorni, gli interventi pubblici sono quelli che sono e quindi, diciamo, in certi casi rischiamo di non sviluppare, per esempio, a sufficienza la digitalizzazione, che è la premessa, peraltro, del libero accesso, se ovviamente non ci sono le risorse per fare quella digitalizzazione. Quindi penso che sia un discorso complessivo. Noi, peraltro, poi quando forniamo, diciamo, un'immagine, a chi la forniamo, gliela forniamo, come posso dire, per una serie di usi, senza un limite temporale, diciamo. Ma in ogni caso, quello che secondo me è fondamentale è rendersi conto che chi utilizza certe immagini in qualche modo partecipa allo sviluppo di quella realtà, di quella istituzione. Io credo molto a questo tipo di interazione fra un patrimonio pubblico, nel caso nostro gestito da una fondazione che giuridicamente ha una natura privata, e, diciamo, i destinatari di quel patrimonio e i fruitori possibili di quel patrimonio. Abbiamo ancora due domande, una sempre per il dottor Van Straten, che quindi faccio per prima, e poi un'altra di Maria Carmen Masi. Al dottor Van Straten chiedono quanto prevede di guadagnare da questa attività, cioè penso in ordine di grandezza. Ma guardi, non è facilissimo dirlo, essendo il nostro primo anno di attività e avendo appunto ridimensionato certe caratteristiche di questa attività per quanto riguardava la precedente proprietà. Diciamo che noi contiamo, però, perché credo che questo sia un parametro interessante, che sia circa il 25% delle risorse del nostro bilancio, che quindi non è una parte banale di quanto possiamo mettere in campo. Comunque ragioniamo nell'ambito delle centinaia di migliaia di euro, ecco, quindi, insomma, diciamo un'entità non banale, diciamo, di risorse. L'ultima domanda, direi, perché poi siamo un pochino in ritardo, il di Maria Carmen Masi: il danno erariale per i musei autonomi travolti dal Covid rappresenta in questo momento, a mio parere, una priorità. Il Museo Egizio di Torino non può essere preso a modello per gli enti statali perché si struttura come una fondazione che si gestisce con altre regole. Mi piacerebbe ascoltare i funzionari del museo al riguardo. Purtroppo Karin Glaseman ha dovuto andare via perché aveva un altro impegno a mezzogiorno, però se qualcuno degli altri vuole rispondere. Ma io vorrei solo dire che in realtà sono stati calcolati più volte gli introiti che provengono dai diritti delle immagini dei maggiori musei italiani,
E alcuni dati di bilancio sono stati forniti da, anche dal dottor Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico di Napoli, nell'intervista che è stata fatta da Riccardo Falcinelli all'Espresso la settimana scorsa, in un'inchiesta generale sui musei open access. E, tra l'altro, Falcinelli lo potremo sentire anche questo pomeriggio, perché è ospite della nostra tavola rotonda, quindi se ci saranno forse altre domande si potranno rivolgere anche a lui, che ha curato nello specifico questo servizio. Quindi è stato calcolato che in generale gli introiti sono costituiscono veramente lo zero virgola da parte rispetto agli introiti generali della bigliettazione. Cifre analoghe sono state tra l'altro rese note da Wikimedia Francia, nella Wikimedia francese, a proposito della gestione da parte della società RMN che gestisce i musei statali francesi, a parte il caso eclatante del Louvre, che è un po' fuori target. I musei in generale, i musei statali francesi appunto, guadagnano introitano dai diritti sulle immagini una percentuale veramente infinitesimale. Ma quello che vale la pena, secondo me, oggi di evidenziare è il cambio di paradigma che il digitale oggi ci offre. Perché attraverso il digitale stesso scardina quelle che sono le logiche precedenti, basate su una rivalità del consumo, attraverso il digitale invece si aprono nuove frontiere che danno la possibilità di utilizzare contemporaneamente la stessa risorsa da parte di chiunque, senza per questo ledere la disponibilità del bene a terzi. E questa è forse la potenzialità più grande del digitale, che distingue l'uso dell'immagine del bene culturale rispetto all'uso fisico del bene, che deve continuare ad essere sottoposto ad autorizzazione e a pagamento di un canone di concessione come forma di risarcimento, e questa volta sì, più che legittima, a mio modo di vedere, mio personale modo di vedere, e come forma di risarcimento per un uso esclusivo che si viene a creare. E questa distinzione tra uso rivale e uso non rivale, secondo me, dovrebbe essere un po' la bussola per orientarsi, per orientare i musei, archivi e biblioteche nel XXI secolo, nell'epoca di internet e del digitale. Grazie Mirko, io passerei al prossimo blocco di interventi. Marta, grazie, volevo ringraziare personalmente, veramente di cuore, tutti e tre i relatori per la profondità delle loro argomentazioni e del loro pensiero, che è stato espresso in maniera veramente brillante. Quindi mi sento veramente di ringraziare non solo gli organizzatori, ma anche e soprattutto i relatori che sono oggi intervenuti. Quindi grazie. Grazie a voi.